Finale di Zexal. Ci siamo. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Saga di Zexal. Finale della saga di Zexal. Finalmente. Finalmente perché dopo oltre 40 episodi posso finalmente iniziare una saga che non conosco neanche per sbaglio, ovvero quella di Arc V o Arc 5. E Vrains, o V-Rains, io non saprò mai come si pronunceranno questi nomi, ma Zexal un po' lo conoscevo, poco, mentre gli altri so solo che c'è uno che si chiama Yuya, se non sbaglio, e ci sono gli artista amico e le magi dolce, quelle le conosco, però conosco i pendulum li conosco ma non so come giocarli, anche se l'ho letto. Comunque cominciamo con gli ultimi tre duelli, un nuovo mondo. Con Vector sconfitto, da 1000 tornò a riconquistare il suo potere. Pulce insignificante. Hai onestamente creduto che il potere sconfinato che ti ho permesso di usare sarebbe stato tuo per sempre? Beh, figuriamoci se poteva. Posso togliertelo quando voglio. E invece sì. Vector! Ah, il mio potere è tornato dentro di me. Non l'avrei per molto, questa è una promessa. Una che non puoi mantenere. Ti consumerò come ho consumato tanti altri prima di te. Per tutti quelli che ho conosciuto, mi batterò fino alla fine. Sei pronto? Sì. Eccola qua. Super trasformazione Zexal. Ok, questa è quella finale proprio. Ottimo. Così, vai, ci buttano dentro. Bene. Qua sempre a caso. Ambraba ciccio. Ecco qua. Ciccocco ciccio. Vabbè. Lapsus. Ho premuto prima di scegliere primo. Volevo quasi andare come primo, però ho premuto sul secondo, vabbè. Niente, la prossima volta... la prossima. Ma questo è scemo! Ah, abbiamo Goblinberg, potremmo evocare Kage Tokage e fare subito Utopia. Ma cavoli, ma tu mi stai offrendo di fare cose su un piatto d'argento? Cavaliere Gambara, aspetta, ma andiamo subito con Utopia! Mi stai offrendo tutto su un piatto d'argento? Sì! Attivo l'effetto di Goblinberg. Sì? No. Tifone, pensavo un'altra. Pensavo a Kage Tokage. In effetti non si attiva mai l'effetto a catena con... quando puoi attivare l'effetto di un mostro. Ma... ah, potevo evocarla specialmente e poi... però mi ha chiesto di attivare l'effetto di Goblinberg. No, allora è strano. Potevo... sì, evocare... vabbè... hanno fatto come pare a loro. Comunque, andiamo subito con Utopia. Oddio, Excalibur? No, Utopia già l'attacco più forte. Poi ho Rinascita Xyz qua coperta. Vai subito. Eccolo qua, il guerriero Utopia. Un po' mi ricorda Buster Blader per la spada. E combattente delle lame è un nome brutto rispetto a Buster Blader. Mi piace di più Buster Blader. Potrei già evocare raggio, ma no. Oddio, mi converrebbe mettere tifone coperta? Sì, mi conviene. Quanto può avere un mostro normale in difesa? Poco. Infatti. Oddio, mo devo un attimino stare attento con tifone che ogni secondo mi chiede: vuoi attivare l'effetto di tifone? No. Oh no! Lo fa anche lui! Ah, grande ariete. Ecco, pesci. Vabbè, li mette in difesa perché lo sa lui. Va bene. A parte no, mi fa che... vabbè, Goblinberg per fa... Oh, l'arca! L'arca! Allora, l'arca ha un effetto strano. Stacca due materiali e si attacca a me. Ah, ora ho capito. No. Cosa attivo? Niente. Che cosa attivo? Ah, ma questo è forte allora. Ai. È forte. È continua? Allora mi conviene, sì. No, è forte. Via. È forte. Niente, ciao. Bello. Vabbè, allora, senti. Rhapsody and Berserk, ma che è?
Indifesa. Bandisce una carta. Perché? Ma che è sti effetti? Ma siamo scemi? Tre. Cosa? Come? Allora, evochiamo Mago Gagaga. In questo modo posso attivare l'effetto di Kage Tokage. Ok? È stato quasi un bene prima non poterlo attivare. Io ora faccio evocazione speciale. Oh, Pegaso del cielo. Interessante, numero 44, ma no. Andiamo qua, evoco un'altra volta Utopia. Stavolta c'ho il piano. Stavolta davvero lo faccio secco. Stavolta ti tocca, amico mio. Mi conviene evocare Raggio Utopia. Vittoria. Vado con Numeron. Mi conviene Vittoria e attivare l'effetto. Per forza. Almeno annullo l'effetto di Arca, che gli fa distruggere la carta equipaggiata invece che lui. Così sto tranquillo. Attiviamo l'effetto che praticamente posso scartare un materiale. Il suo effetto viene annullato e guadagno tanto attacco quanto il mostro controllato dall'avversario. Una bomba sta carta, una bomba davvera. Gioco una carta coperta che è Furbizia Nitwit. Boh, finiamola qui. Ah, potrei evocare. Ora posso. Ora posso, ma no. Al turno dopo, al turno dopo. Non devo essere frettoloso. No, non attivo nulla, tranquillo. Se non l'ha attivata prima la carta coperta. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Ho vinto? Ho vinto praticamente. Don Thousand, ciao! Fai ciao con la manina, hai perso! A primo duello, non me l'aspettavo. Pensavo di perdercene 14 prima di farcela. Ma a quanto pare no. Se non l'hai attivata prima. No, che effetto attivo? Fermati. Preciso proprio, un lavoro fino. Vi dico una cosa. Se io avessi evocato un altro Raggio Vittoria, lui non poteva attivare carte trappola e magia. Ma un pezzo di pezzo enorme. No, non dirmi che lo fa. Oh, santo cielo. Ma c'è il deck uguale al mio questo per i mostri? Io non lo so. Il cavolo perde. Infatti tocca a me perdere il duello. Ragna zero, ma che è? Mamma mia. Ma non poteva attaccarmi? Ma è stupido? Allora, c'è rinascita qui. Finisci. Ora lui non può fare nulla. Sì. Eccola. Attivo rinascita Xyz. Oh, cosa? Ok, ho vinto praticamente. Perché cosa faccio ora? Attivo Furbizia Nitwit. Mago Gagaga se ne va. Questo perde tutto quanto l'attacco che gli rimane. Battle phase. Attacco e via. Ho vinto. Il primo duello contro Don Thousand. Ho vinto. Bene. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo battuto Don Thousand. Bokuro. È impossibile, sì, in giapponese. Perché ha perso un attimo l'uso della parola in italiano. Non ci credo. Ho perso. Beh, devi crederlo. Zexal 3. Abbiamo fermato i tuoi sogni di distruzione e hai ricevuto un brusco risveglio. Mi avete sconfitto, ma la distruzione dei vostri mondi è ancora nelle carte. Avete sgominato il mio corpo, non il mio spirito.
La mia energia oscura vive eternamente, mentre voi un giorno finirete! Shark, Yumai Astrad, la battaglia non è finita. In realtà non è nemmeno cominciata. Nami? Rivelazione scioccante. La battaglia dei tre mondi. Non era dei due? Il potere di Don Thousand rimane. Inoltre sta attirando i nostri mondi in rotta di collisione con il mondo astrale. Se i nostri tre mondi si scontrano, il mondo astrale sarà distrutto. Vabbè, l'importante è che sopravvive la Terra, mo, per dire. Ma siccome abbiamo sconfitto Don Thousand, la sua potenza dovrebbe sparire. Non è sparita. Perché io ho ereditato le energie di Don Thousand. Che cosa? Hai assorbito il potere di Don Thousand? Dimentichi che io sono un bariano. Il mondo bariano e il mondo astrale sono nemici giurati concatenati in una guerra, uno contro l'altro. Quindi, se volete salvare il mondo astrale, dovrete sconfiggere me. L'unica maniera quindi è sconfiggere Shark. I nostri mondi non possono esistere reciprocamente. Dobbiamo combatterci. Ora scopriremo quale mondo sopravviverà. La Terra, è ovvio! Cioè, non serve neanche a dirlo. Nash, vabbè sì, qua i nomi Shark, Nash, fanno come pare a loro. Sarebbe Nash, giustamente, però. Oioi, che abbiamo alza rango magico, forza astral, what? Interessante. Oh! Oh, catastrofe perfida, non mi dispiace. Ah, c'è il richiamo del Possed, però non lo attivo ora. Ah, dalla mano, però. Allora, gioco cavaliere giocattolo in difesa coperto. Se potevo attivare l'effetto era meglio. Va bene, buono così. Se avessi avuto un altro giocattolo cavaliere giocattolo, avrei potuto evocarlo ed evocare subito. Va bene, non male, non male. Ala Aurora? Ma che è un mostro di Dark Souls, vabbè. Vabbè, posso fare ora l'evocazione, vai. Oh! Cavolo, sta carta è buona. Esplosione di ali della Fenice. Mai giocata nella vita vera, ma interessantissima. Davvero interessante. Vai con l'effetto. Sì. Bene, evochiamo Utopia. Lui ha una carta coperta lì. Se evocassi subito Raggio Vittoria. Che gli fa? Ah. Sì. Sì, devo farlo assolutamente. Oltre l'utopia, attenzione! Oltre l'utopia, bellissima! Non sapevo l'esistenza di sta carta. Non lo sapevo proprio. Fighissima. Oddio, l'effetto non mi piace molto, però quello Astral mi permetteva di fare. L'attacco è zero, ma l'effetto si attiva. Cavolo. Se evoca un altro mostro, bella non è. Ah, però, ho esplosioni ali di Fenice. A posto, allora. A posto. Se evoca un mostro Xyz, un mostro con rango, voglio dire, sì, un mostro Xyz, effettivamente, posso attivare l'effetto. Quella carta coperta non mi piace. Ok, guarda una gagaga in difesa. E attacchiamo, vai. Proprio questo è l'attacco, sì. Voglio indurlo a evocare un mostro Xyz e poi usare ali di Fenice. Ah, però devo scartare una carta. Cacchio. Non me ne ero accorto. Eccola là. Eccolo ora. Vedi, lo sapevo io. Sono stupido, sono. No. Che pezzo di pezzo proprio. Ma beh, sì, cioè, è facile, così facile. Aia, un attacco totale, eh. Va bene. Shark, però, è un po' meno. Se non ti dispiace, certo. Fa il mostro finale? Speranza Barian. Vabbè, io non mi mischio. 3000. Per quale ragione a 3000 anti? Ha attaccato, giustamente. Ma lo faccio. Attivo esplosioni. Scarto. E quella torna in cima al deck.
E ora si fa. Ora si può fare. Evochiamo utopia con richiamo? Evochiamo oltre l'utopia con richiamo. Allora, questa che fa? Questa potrebbe essere un problemino, quindi eliminiamola. Oh, mi sono salvato per, proprio per il rotto della cuffia. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. No, 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 che fate? Che fa questa? Cosa vuole questa carta? Cosa vuole? No, 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 no! Santo cielo, no! Quante ce n'ha? Quante? Tre! Perché sto gioco è rotto, ovviamente. Yu-Gi-Oh! È un gioco del cavolo, digitale, quindi fa come ti pare gli effetti. Non esiste una banda... Ma sì, di più! Di più! Ti prego, ancora di più! Vai, un'altra speranza Barian! Che bello! Attacco 4000 per forza, 4 materiali, figuriamoci. Eccola là. Altro! Non gli basta 5000 di attacco. Perché lo rievoca ancora, lo rievoca? 6000! Sarei un pezzo di però, Sarai un pochettino, Oh, allora, sono arrivato a un punto quasi come primo duello. L'ho evocato oltre l'utopia. Quindi ora attacco. Tutti i mostri hanno 0. Ed è fatta. Shark è sconfitto. 3 duelli. Però almeno ne è valsa la pena. Ah, ragazzi, che fatica. Shark! Shark! Credo che il mio lungo viaggio sia giunto al termine. Non so se muore o se scompare semplicemente senza dolore, ma io penso che abbia un po' di dolore e lo prova. È tutto il futuro davanti a te, Yuma. Ne è ora tu, Avrei voluto essere qui per vederlo. Grazie per avermi insegnato a sentire l'energia. Un inside joke che probabilmente solo chi ha seguito l'anime capirà. Siete stati grandi duellanti e anche dei grandi amici. Addio. Con la tragica fine di Shark, Astral prese possessione... Possesso? Di tutte e 100 le carte numero. Yuma, abbiamo finalmente raggiunto il nostro obiettivo e abbiamo raccolto tutte le carte numero. Le loro energie combinate mi consentiranno l'accesso al codice Numeron, la fonte della creazione in tutto l'universo. Ma vedi, gli scienziati perdono anni a studiare l'universo, lui basta che hai 100 carte numero e via. Compriamole ste carte, quanto vorranno costare? Un migliaio di euro a dirla grossa, dai. Ti dà il potere di riscrivere sia il passato che il futuro. Boia. Ma il futuro non esiste, come fai? Userò questo potere per compiere la mia missione finale. Pensavo che avessimo finito la nostra missione finale. Non vuol dire che... La mia missione è annientare il mondo bariano. Ah, ancora ste sciocchezze. Il mondo bariano è nemico del mondo astrale, deve essere terminato. Non hai imparato niente, Astra, non devi più combattere. I vostri due mondi possono essere in pace. La pace era il tuo obiettivo, ma non il mio. Il mio rimane la distruzione del mondo bariano. E come pensi di fermarmi, Yuma? Osi sfidarmi in duello? Osi addirittura? Io possiedo tutte le carte numero, non puoi vincere. Vuoi duellare ancora? Più che mai. Ottimo, ma quando vincerò, farò di più che distruggere il mondo bariano. Userò il codice Numeron per cancellare i tuoi ricordi. Sarà come se non ci fossimo mai incontrati, d'accordo? Bene, duelleremo stasera nel cortile dove ci siamo conosciuti. Buono, Zexal per sempre. Bene, iniziamo, sei pronto? Sono pronto, è il momento di giocarsi il tutto per tutto. Perdiamo 4 volte, però almeno poi vinciamo. Iniziamo per primi. No, per secondi, perché lui... Sì, quello che sceglie... Sceglie chi inizia. Come iniziare, ecco. Quindi sì. Oh, buco nero e forza riflessa. Mi piace. Ovviamente lui ora caccerà un qualche tifone spaziale, ma ok. Cane d'assalto. Bel cano. Un bel doggo. Vabbè, evoco cavaliere Zubaba. Penso che possa andare bene. Gioco anche catena demoniaca coperta e... Bah, sì. Forza riflessa coperta. E basta. Buco nero me la tengo, non si sa mai. Evoca uno dei suoi 100 numeri. Ovviamente attiva l'effetto. Cane d'assalto, bene. Eccola là. Ah, tanti quanti ne ha. Bene. Secondo me esistono anche altri cani d'assalto, ma con un nome un po' diverso. Vabbè. Allora.
quanto è bravo. Chi evoca? Fa vedere. Draghetto squalo. Ah, ma già l'ho vista questa io. Ok. No, non attivo nulla. Gioco forza riflessa. Dai, non puoi, eh. Palle. Palle rivelatrice. Va bene, gioco guardia mirata coperta e termino il turno. Potevo metterlo in difesa, sì, ma mi piace il rischio, mi piace prendere botte a me. Non evoca niente? Ok, ok. Beh, oddio. Scudo magno non male l'attivo. No, altri effetti in catena no, perfetto. Oddio, potrebbe distruggermela in qualsiasi momento, visto le carte numero che potrebbe avere. Però intanto, Ah, eccola là, lo sapevo io. Ah, no, cosa? Perché l'ha semplicemente evocata? Forza riflessa. Buco nero. Raigeki. Come mi piace sto deck, come mi piace! Tutte carte bandite, ovviamente. Raigeki la più bandita di tutte, insieme a Forza Riflessa. No. Ora fa il suo spettacolino, fa lui. Fa l'evocazione particolare. Aia, questa fa male. Sì. Eccola qua. Questa. No! Mi ha fregato! Ma dai, con sta spada rivelatrice. Ah, l'effetto rimane? No. No, non rimane, vedi? No, rimane qui la carta. Semplicemente stupendo. Evoco mago gagaga. Ora, guardate cosa faccio. Evoco Kage Tokage. Qui. Bene. E evoco Cowboy Gagaga. Ora, cosa voglio fare? È molto semplice in realtà. Ora, attivo Gagaga Bolt, ok? E distruggo le spade. Si attiva il suo effetto speciale di Cowboy Gagaga. Scartando un materiale, quando è in attacco prende 1000 di attacco e l'avversario ne perde 500. Quindi ora, secondo un calcolo normale... Perfetto. Buono. Bene così. Bene così. Ho ancora Buco Nero e Raigeki in mano. Sto tranquillo. Sto piuttosto tranquillo. Sto tranquillissimo. Sto tranquillissimo io. Guarda. Ora evoco il golem. Se mi fai una porcata... Se mi fai una porcata entro nei dati di gioco ti distruggo il cervello. Giusto. Bene. Il più facile di tutto quanto il gioco, tutto duello, finora. Ben fatto, Yuma. Si è fatto sconfiggere. Grazie, amico mio. Sapevo che non avevi intenzione di distruggere il mondo bariano. Volevi solo ricordarmi quanto è divertente duellare. Ah, ecco, tutto un piano. È arrivato il momento di separarci. Devo andare a casa nel mondo astrale. Lo so. Non ti preoccupare, non piangerò. Mi è sempre piaciuto vedere il tuo sorriso. Attenzione, Yuma è minorenne, eh. Grazie, Astral, grazie di tutto. Amici per sempre. Sì, Yuma, amici, fino alla fine dei tempi. Ma hai le carte numero? Fallo immortale, per dire. Il giorno successivo, Yuma vide tutti i suoi amici a scuola. Tutto tornò alla normalità, tranne che, naturalmente, Astral non era presente. Astral utilizzò il codice numero per riportare tutti gli imperatori bariani in forma umana. Sì, le cose sono tornate alla normalità, tutto proprio come era prima, tranne una cosa, Astral. Perché la mia chiave d'oro sta risplendendo? Yuma, che cosa ci fai qui? calmati, è a scuola. Abbiamo rilevato un'anomalia dimensionale del mondo astrale. C'è qualcosa là fuori che vuole distruggere il mondo del tuo amico. Astral è nei guai? Sì, Astral ha bisogno del nostro aiuto. Allora andiamo ad aiutarlo.
Astra, non dovrai sentirti da solo e non avere paura, perché l'energia è con noi! Ah, senti l'energia, achievement sbloccato. Bene, 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 mi piace. Io ora dovrei fare anche questi duelli invertiti insieme ad alcuni di GX, ma non c'ho proprio voglia. Ora, inizia Arc V, quello che è. Arc V, Arc 5, poi V-Reigns, V-Reigns, come si pronuncia? Non è importante la pronuncia, è importante il cuore. È importante che ci metti l'impegno. Ma lo dico qui così a fine video, io in teoria dovrei continuare a portare gameplay. Ma sto iniziando a scrivere video, tanti video, tante idee buttate giù che devono prendere forma. Vediamo come si evolve il canale, vediamo. Allora, ogni modo, vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi, che tanto è gratis. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!